ci troviamo nella Maremma Grossetana, più precisamente a Marsigliana, in provincia di Grosseto, in questa meravigliosa azienda faunistica messa a disposizione dal Principe Gaetani, che insieme ad altri cinofili conduttori di fondi danno la possibilità all'Ente Nazionale della Cinofilia e alla SIS in particolare oggi, per l'espletamento di questa verifica funzionale, per questa prova di lavoro, che è indirizzata alla Beccaccia. E queste zone sono vocate per lo scolopacide, sono popolate da un buon numero di beccacce che in questo periodo transitano la penisola e qui sostano anche soltanto per pochi giorni, mettendo però noi nella condizione di poter effettuare questa prova funzionale, questa verifica funzionale. Negli ambienti dove normalmente viene ricercata la beccaccia, cioè all'interno dei boschi, all'interno delle macchie, chiaramente non sempre è possibile osservare il cane, non sempre è possibile vedere quello che il cane sta facendo, e per tradizione, per consuetudini antiche, l'utilizzo del campano è appunto lo strumento che ci permette di mantenere sempre sotto controllo il cane, anche laddove il cane non è sotto l'occhio vigile del conduttore o in questo caso anche della giuria. Dal suono del campano si riesce a capire non soltanto la posizione del cane, ma anche che cosa sta facendo, nel senso se sta ancora cercando oppure se si trova di fronte a un'emanazione, cambia la tonalità, cambia non solo l'intensità del suono, ma anche la frequenza dei battiti, fino a che poi si arriva a un certo punto che il campano, dopo poche battute, arriva al silenzio totale, e questo significa che il cane ha sicuramente reperito un selvatico che in quel momento sta fermando, ed è il momento nel quale ci si adopera nella ricerca del cane, avendo intuito dove si trova grazie agli ultimi battiti che sono stati uditi, e quindi si arriva sul cane e si trova il cane normalmente in una posizione plateale di fermo. Il metodo di cerca è parte fondamentale, come per tutte le discipline, ma anche qui nel bosco il metodo di cerca è parte fondamentale della, diciamo così, dell'attività, è parte fondamentale della nota di questo concorso. Il cane deve espletare una cerca di una giusta ampiezza, fondamentale è che mantenga sempre il collegamento con il conduttore. L'ampiezza della cerca dipende sicuramente dalla vegetazione, dalla consistenza della vegetazione, ma dipende anche dalla densità della selvaggina, rendendosi conto il cane che la selvaggina è meno presente, è un po' più rara, aumenta automaticamente, amplia la cerca per appunto avere più possibilità di incontro. Laddove invece la selvaggina è più presente, la cerca viene ridotta. Questo è frutto proprio della mentalità, del raziocinio che il cane riesce a ottenere grazie all'esperienza che ha avuto sull'allenamento e sulla pratica per la beccaccia. Quindi qui torniamo a quella che è a quello che è il senso del selvatico. Ecco, in base proprio a questo il cane amplia o diminuisce la sua cerca, tutto per ottenere il fine di reperire il selvatico, ma in collaborazione con il conduttore. Batteria numero 2? Sì. Sì. Facevo prima poco buoni, poi quelli poi stanno in ultimo. Sì. Rinnovo i ringraziamenti all'organizzazione, volevo precisare che questa prova fa parte del trofeo Gramignani e quindi volevo dire due parole riguardo a questo trofeo. Durante la nostra batteria abbiamo avuto dei problemi sul terreno, dei problemi di vegetazione. Allora, la maremma è questa e quindi la vegetazione nostra è questa. Quando noi abbiamo deciso di fare questo trofeo, abbiamo parlato di fare delle prove in tutti i siti italiani dove diciamo maggiormente tipici per la beccaccia. Abbiamo scelto Osoppo per le sue caratteristiche, Montebaldo per le sue, Burgio per le sue, e la Maremma l'abbiamo scelta per queste caratteristiche. Siccome quando abbiamo appunto detto di fare questo trofeo volevamo selezionare i cani da beccaccia che
fossero cani campioni in tutti i territori messi a loro disposizione, in tutti i siti dove le beccacce hanno il loro habitat migliore. Senz'altro questo è uno dei migliori habitat, è l'habitat della Maremma, nessuno può confutare questo. È un terreno, sono terreni difficili, sono terreni aspri, sono terreni dove ci sono le scope, dove i cani si vedono poco, però nella batteria dove siamo stati noi abbiamo incontrato la bellezza di quattro beccacce, con una addirittura l'abbiamo rialzata tre volte, quindi abbiamo avuto sette volte la possibilità dell'incontro. Purtroppo non ci sono cani in classifica, abbiamo avuto anche dei soggetti meritevoli, alcuni, non tutti, ma qualche cane meritevole c'era stato, però purtroppo non hanno avuto fortuna. Diciamo che senz'altro vorrei menzionare solo due o tre cani che ci sono un pochino piaciuti di più, ma non tanto perché sono, per noi sono cani da beccacce. Molti non erano cani da beccacce, erano cani buoni, anche ottimi soggetti dal punto di vista stilistico, ma non cani da beccacce. Comunque quelli che un attimo ci hanno dato l'idea di essere cani da beccacce sono stati quelli di Gagliardi, i due cani di Gagliardi, un cane di Cosiello, quel bianco arancio, un po' impetuoso, però un cane senz'altro redditizio, e due cani di Bergamini, anche questi sono due cani che hanno saputo dimostrare di andare a beccacce. Un ringraziamento a tutti e alle prossime. Mario, ho la soddisfazione di dire che in tutti i turni c'era una beccaccia, non che si sia vista né che il cane l'abbia fermata. In quasi tutti i turni i cani hanno fermato, più delle volte naturalmente la beccaccia era già andata via. Un paio di volte il cane ha avuto più fortuna o la beccaccia ha avuto un attimo di esitazione, ma sempre beccacce che col cane ferme qui si intravedono volare 30-40 metri più in là, e quindi ho la soddisfazione di avere due cani in classifica. Al primo posto con l'eccellente c'è lo Zeus, faccelo vedere. Anche lui, diciamo, si è giudicato il punto veramente con una bella espressione. Poi la beccaccia ovviamente non c'era già più, si era spostata di 30-40 metri più sopra. E al secondo posto, sempre con la qualifica di eccellenza, l'Asia, una cagna di grande mestiere, di grande esperienza, anche lì. Dunque, un ringraziamento alla SIS, un ringraziamento particolare alla SIS che mi ha invitato a verificare questa prova di lavoro. Ringraziamento che si estende anche ai conduttori del fondo, al Principe Gaetani e agli altri cinofili che gestiscono queste aziende faunistiche venatorie, che oggi ci hanno permesso di verificare i nostri cani in questa speciale setter in un posto così bello e per fortuna anche popolato di beccacce. Abbiamo avuto tante occasioni, questo ci dà soddisfazione. La Maremma da sempre è un po' tappa dello scolopacide, e la fortuna però di effettuare la prova proprio nel giorno in cui c'è una buona densità di selvatico, questo per noi è importante perché ci ha permesso di verificare tutti i soggetti presentati nelle stesse condizioni, e questo è sicuramente una cosa diciamo così fondamentale. E la batteria che io ho verificato oggi insieme all'amico Sergio Bianconi ha dimostrato nella quasi totalità dei partecipanti un ottimo grado, delle ottime qualità di razza e diciamo così un'ottima risposta a quella che è la nota del concorso di oggi, quindi la ricerca alla beccaccia. Torno a dire, il senso del selvatico, il senso dell'habitat, il setter si manifesta come sempre un ottimo cane da utilizzarsi in questi ambienti e in queste situazioni. E, purtroppo non abbiamo avuto cani in classifica, purtroppo non ci sono stati cani classificati, pur avendo avuto molte occasioni.